I leader dei Paesi membri, associati e osservatori dell'Organizzazione Internazionale della Francofonia sono in Tunisia nel tentativo di far fronte comune ai problemi economici e sociali causati dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, rispetto alla quale alcuni paesi del gruppo rifiutano di assumere una posizione di condanna verso la Russia. Il rafforzamento dell'uso della lingua francese nel mondo è uno dei temi discussi.